Il tema più caldo della campagna elettorale dei candidati presidente non è la sanità, neanche la disoccupazione, tantomeno l'inflazione e ancora meno il rischio di desertificazione genetica della nostra regione. Il piatto forte è l'energia ed il ruolo che avrà e che è richiesto da e per la Sardegna. Il governo annuncia il via libera alla dorsale del metano, 6 mesi per aprire i cantieri, 2 anni per la realizzazione. Un vecchio progetto che è sempre piaciuto al mondo dell'economia, dalla CGIL a Confindustria. Oggi 3 ministri sono pronti alla firma, Pichetto Frattin, Adolfo Urso e Matteo Salvini, che ne aveva trattato anche nel suo secondo viaggio in Sardegna lo scorso fine settimana. In realtà, secondo la candidata del campo largo di centrosinistra, sono gli stessi ministri che avrebbero avallato un programma secondo il quale il numero di impianti per energie rinnovabili nell'isola dovrebbe essere decuplicato da oggi al 2030. Accade che su questi temi, soprattutto la Todde e Solu, seguono percorsi assolutamente diversi e nelle ultime ore se le siano dati di santa ragione, mettendo in campo vecchie storie personali che con l'andare del tempo hanno denunciato l'esigenza del pronto ricorso a potenti anticorrosivi. Il passaggio più triste quando l'ex vice ministra ricorda che prima di intraprendere la carriera politica di essere stata contattata dal patron di Tiscali per assegnarle un posto di vertice assoluto nella galassia della sua holding di telecomunicazioni e lui gli avrebbe replicato di non averla assunta per mancanza di requisiti. In tutto questo tristissimo teatrino, contrassegnato da diversi appuntamenti con sindacati e organizzazioni datoriali, Truzzo rimane alla finestra nella convinzione di essere così forte dell'unità del suo centrodestra da poter declinare tutti gli inviti, con l'eccezione di quello in programma a Nuoro il 7 febbraio. L'agenda politica prevede per domani gli appelli ai candidati di Copagri e Confindustria. Sabato 2 sarà la volta di Confcommercio, il 15 di Confesercenti ed il 17 della CNA, la Confederazione degli Artigiani.